Buonasera amici e amiche di Spunti di Riflessione, sono praticamente contento di dare il benvenuto alla mia ospite di questo pomeriggio, Maria Francesca Chiappe. Grazie per essere con noi, buonasera. Grazie Grazie, buonasera, grazie per l'invito. per averlo accettato. Allora, io introduco brevemente la mia ospite per chi non la conoscesse. Maria Francesca è giornalista e scrittrice, lavora presso l'Unione Sarda. Per chi non è sardo, ricordo che è il quotidiano più diffuso della nostra isola. Ha diciamo, seguito tanti fatti anche di cronaca nera, che tra l'altro sono stati molti anche ripresi da diversi suoi libri, ed è anche, ricordo, autrice di diversi romanzi in ordine di tempo. Io cito gli ultimi due, che sono Non è lei 2022, Ostaggio, appena uscito appunto nel 2023, anche se oramai siamo nel 2024, ci devo ancora fare l'abitudine, perché il tempo a volte passa così rapidamente che uno non si rende nemmeno conto degli anni che passano, anzi siamo già un mese dentro il 2024 ad oggi. Io ho invitato oggi pomeriggio la dottoressa per una ragione. È successo un fatto di cronaca che ha avuto, devo dire, un eco nazionale, nel senso che sentire di un signore che ha trascorso 33 anni della propria esistenza in carcere e poi scoprire, grazie al processo di revisione che si è concluso praticamente nei giorni scorsi, che questa persona era totalmente e completamente innocente. Parliamo del signor Beniamino Zuncheddu, che ricordo quando iniziò questa sua vicenda, direi abbastanza tormentata, aveva 27 anni, siamo praticamente nel 1991, la cosiddetta strage di Sydney, e arriviamo ad oggi che il signore praticamente ha compiuto 70 anni, è stato finalmente liberato, però abbiamo detto anche nel fuori onda, probabilmente mai, diciamo, definizione sarebbe più efficace per questo caso di definire veramente una vita rubata, perché a questo signore gli hanno portato via, oserei dire, gli anni forse più belli della sua esistenza. Io, ecco, in prima battuta le chiederei se possiamo brevemente, diciamo, riassumere il caso di questo signore, perché ci si è concentrati probabilmente più sul fatto appunto di essere stato liberato dopo tanti anni, però diciamo, bisognerebbe comprendere anche l'antefatto, anche perché immagino che la domanda che molti di coloro che ci seguiranno si stiano facendo, a cominciare da chi parla, è come è stato possibile tutto ciò. La mattina del 9 gennaio 1991, non essendo tornati a casa quattro uomini, le mogli si sono allarmate all'alba, si sono fatte accompagnare da un amico all'ovile Iscocos, un altopiano nel territorio di Sinai, e hanno trovato tre uomini morti: Giuseppe Fadda, il figlio Giuseppe Fadda, un servo pastore Ignazio Pugeddu e un quarto un uomo ferito a una gamba e una spalla, ma vivo. Ed era Luigi Pinna, che era genero e cognato dei due Fadda. Il sopravvissuto viene caricato su un'ambulanza, sull'ambulanza sale anche un carabiniere, al quale dice: "Non ho riconosciuto il killer, non potevo farlo perché aveva il volto coperto da una calza da donna". Ripete questa versione nei successivi 40 giorni, lo dice anche a Stefano Salone poche ore dopo, mentre era ricoverato all'ospedale Marino di Cagliari. In un'intervista dice di non aver riconosciuto, ed fin dalle primissime ore si è pensato che il movente fosse in qualche modo legato al sequestro, in quel momento in atto, del possidente di Doglianova Gianni Murgia, che sarà ri liberato, rilasciato dietro pagamento di riscatto 2 giorni dopo, l'11 di gennaio. E invece cosa succede? Che dopo 40 giorni il sopravvissuto cambia versione e dice: "Non è vero che non l'ho visto, non è vero che aveva il volto coperto da una calza da donna. Ho mentito per paura, avevo paura che il killer potesse tornare a finire il lavoro che non ha finito. In realtà io il killer l'ho visto in faccia e lo riconosce attraverso una fotografia, durante un riconoscimento formale, e la fotografia era quella di un servo pastore di Burcei di 27 anni, Beniamino Zuncheddu. Pochi giorni prima, forse 2 giorni prima, un altro testimone
che si chiama Paolo Melis, tra dichiarazioni altalenanti dice di aver visto Beniamino Zunchetto minacciare uno degli uccisi, Giuseppe Fadda, qualche tempo prima, della strage. Queste due testimonianze fortissime, perché uno è un riconoscimento della persona, della vittima dell'agguato, e l'altro è un testimone che dice di averlo visto minacciare di morte. Queste due, unite al fatto che Beniamino Zunchetto non ha un alibi, è quello che gli viene offerto da due suoi compaesani che dicono di averlo visto all'ora del massacro, che dovrebbe risalire, stando alle ricostruzioni del sopravvissuto, alle 18:30 del giorno prima, cioè dell'8 gennaio, dicono di averlo visto davanti a una panetteria. In primo grado, queste dichiarazioni dei suoi compaesani vengono ritenute inidonee, cioè nel senso che aveva tutto il tempo di fare comunque tutto e poi di essere visto. In appello, invece, addirittura i due testi vengono definiti falsi. E quindi Beniamino Zunchetto viene condannato all'ergastolo in primo grado, sentenza confermata in appello e definitivamente a meno di 2 anni dal fatto in Cassazione. Beniamino Zunchetto si è sempre professato innocente, ma davanti a un sopravvissuto che ti dice è stato lui e un altro che dice l'ho visto che lo minacciava, qual è la sentenza? Devo dire che mi sorprende proprio la rapidità di questo giudizio, perché lei si occupa di cronaca giudiziaria, quindi lo saprà molto meglio di me. In Italia si parla tanto di lungaggine delle procedure giudiziarie, in questo caso 2 anni sono stati sufficienti per arrivare al cosiddetto terzo grado, cioè alla Cassazione, quindi alla sentenza definitiva. Non che intendiamoci bene, se il processo fosse stato più lungo cambiava qualcosa, sia ben chiaro, però anche questo, insomma, anche questo elemento sorprende. Probabilmente queste prove vennero, penso, non avendo seguito la vicenda dal punto di vista della cronaca giudiziaria, vennero ritenute di tale evidenza da non, come dire, da consentire una rapida definizione, purtroppo, C'è visto il. anche da dire che bisogna fare una differenza tra i processi con imputati detenuti e i processi con imputati liberi. I processi con imputati detenuti devono rispettare i tempi, se no devi scarcerare l'imputato e quindi si cerca di velocizzare, se no la media di un processo senza imputati detenuti in Italia è di 8 anni e mezzo. È anche da dire che pur con imputati detenuti è stato un processo veloce, però in effetti la prova era considerata evidente e quindi si è andati veloci. Ecco, a questo punto scatta immediatamente la domanda che facevo in un primo momento, cioè io diciamo in Italia lo sappiamo, viviamo diciamo in un paese dove si tende sempre a diciamo sbattere un po' il mostro in prima pagina, a cercare il colpevole, il responsabile di questo, di quel determinato fatto. Io penso che un magistrato, un agente delle forze di polizia, delle forze dell'ordine possa naturalmente commettere degli errori in quanto sono esseri umani come tutti gli altri, però ecco, di fronte a una vicenda di questo tipo, immediatamente, più che il discorso della ricerca del responsabile, scatta la domanda: ma come è stato possibile? Cioè, per esempio, ecco, questa persona che lei citava, che poi tra l'altro era uno, appunto, l'unico sopravvissuto di questo tragico fatto di Issa, cioè, come dire, si è sbagliato in questo riconoscimento? Cioè, che vogliamo ricordare a che cosa è accaduto? È Ecco, perché penso che sia. accaduto che un poliziotto di Sinnai, della questura di Cagliari, della Criminal Poll, faceva le indagini e tant'è vero che poi a un certo punto le indagini non le fanno fatte più i carabinieri, ma sono passate alla polizia. Evidentemente ha ricevuto una qualche confidenza di qualcuno che non sappiamo chi è, perché neanche 33 anni dopo ha svelato la sua fonte, e questa fonte gli aveva detto di sapere che la strage era stata compiuta da Beniamino Zunchetto. Evidentemente poi anche trova quest'altro testimone che gli dice del movente, sostanzialmente l'ho visto mentre lo minacciava, quindi probabilmente il poliziotto si convince. E siccome ha interrogato tantissime volte, andava tutti i giorni in ospedale, poi se non tutti i giorni, insomma spessissimo in ospedale da sopravvissuto, e poi a casa, e dice lui, lo dice durante l'interrogatorio in corte d'assise in primo grado del 1991, lo spronavo a dire la verità,
Evidentemente poi quello che ci dirà 33 anni dopo il sopravvissuto, il poliziotto convince il sopravvissuto che il delitto lo ha fatto Beniamino Zuncheddu e a quel punto mente dicendo di averlo riconosciuto. Chiedo scusa, ma non aspetta naturalmente a me fare nessun tipo di indagine, meno che mai nessun tipo di processo, ma a questo punto, emerse questi fatti, queste persone, parlo sia, non so se sia ancora tra parentesi in vita o in servizio, perché sono passati 33 anni, questo agente di polizia e questa persona che ha reso questa testimonianza non rischiano a livello legale delle conseguenze per questo fatto, oppure oramai i tempi sono troppo, diciamo, sono decorsi, per così Allora, dire. per quanto riguarda la falsa testimonianza commessa durante il processo del 91, c'è cioè la prescrizione, non ci sono più delitti. Per quanto riguarda invece la falsa testimonianza commessa oggi durante il processo di revisione che si è concluso con la sentenza di assoluzione di Beniamino Zuncheddu, si è concluso anche con la restituzione degli atti al pubblico ministero perché valuti la testimonianza tra gli altri del poliziotto e dell'altro testimone. Per quanto riguarda invece il sopravvissuto, no, perché se anche nel 2020, quando è stato riaperto questo caso, davanti alla procuratrice generale di Cagliari, il sopravvissuto aveva ribadito di aver riconosciuto in Beniamino Zuncheddu il killer e a Roma, 4 anni dopo, ha ritrattato offrendo un'altra versione, siccome ha cambiato versione nel corso dello stesso procedimento, non esiste il reato di falsa testimonianza e quindi il sopravvissuto non è imputabile di nulla. E quindi diciamo che la situazione attualmente è questa. Si è parlato molto anche naturalmente a questo punto parliamo dal lato della persona che è vittima di tutta questa vicenda, il signor Zuncheddu, riconosciuto, ricordo ancora una volta, innocente. Si è parlato molto del fatto che la legge, sono andato a riguardarmelo poco prima dell'intervista perché sono studi che ho fatto più di 30 anni fa a questo punto, l'articolo 643 del codice di procedura penale che prevede esplicitamente la cosiddetta riparazione per errore giudiziario, che è diversa dalla riparazione per ingiusta detenzione, perché quella Sono due scatta cose quando. diverse, sono Esatto, due questo cose diverse. ricordiamo, questo è Perché, importante. ricordiamo, faccio Esatto. subito un esempio, caso Manuella, scompare un avvocato, vengono arrestati 4 avvocati, vengono assolti in primo grado dopo 2 anni di cella di isolamento, avranno la riparazione per ingiusta detenzione perché tecnicamente non è un errore giudiziario. Neanche il caso Tortora lo è tecnicamente, perché anche Tortora viene assolto nel merito in appello. Assolto e scarcerato, mentre invece qui siamo di fronte a quei casi eccezionali di sentenze diventate definitive, passate in giudicato, che vengono poi demolite, revisionate, riviste. Esatto, E questo quindi direi. qui il risarcimento credo che segua un'altra strada, perché la riparazione per ingiusta detenzione prescinde da chi è l'arrestato, può essere il grande manager o l'ultimo dei ragazzini, c'è un tot di risarcimento per ogni giorno che si trascorre ingiustamente in cella. Credo che in questo caso invece ci sia una causa proprio per Sì, è una causa che deve essere. danno personale, di immagine, economico, qualsiasi cosa, siamo su un'altra, è un'altra strada. Anche se, chiaramente, ripeto, non sta a me fare le sentenze, però mi chiedo veramente quale somma di denaro, quale risarcimento potrebbe mai compensare una vicenda di Ah, questo beh, tipo. forse su Beniamino Zuncheddu non è una somma, può compensare 33 anni di galera. Cioè, è giusto, ben inteso, è giusto che gli venga riconosciuta e spero che sia la Sì, più è alta giusto che gli possibile. venga riconosciuta come gli sarà certamente riconosciuta, però pensare che i soldi possano ripagare 33 anni di galera, insomma, lo dice lui stesso che non è possibile. Infatti, ecco, adesso io vorrei, diciamo, al di là degli aspetti tecnici e storici della vicenda, lei l'ha conosciuto anche personalmente, il signor Zuncheddu. Una cosa che sorprende, questa almeno è, diciamo, un po' l'immagine, la narrazione ripresa dai vari media che si sono occupati della vicenda, è che questo signore, nonostante la vicenda che lo ha, diciamo, coinvolto suo malgrado, come dire,
non serbi quei sentimenti che uno, cioè di primo acchito da esterno, direi i primi sentimenti che avrebbe in mente di fare una vicenda del genere sono rabbia e rancore. Invece sembra che questo signore, non so se attraverso un percorso personale, una personalità molto forte, sia riuscito, come dire, a non fare propri questi sentimenti. Ecco, che impressione, se posso La chiedere. sua, sono state la sua salvezza, sono stati la sua salvezza, quello di voler credere di continuare la sua battaglia e di non lasciarsi sopraffare da sentimenti negativi. Lui addirittura prima ha detto che perdonava il sopravvissuto e non il poliziotto, visto che l'altro giorno poi in televisione da Vespa ha detto che perdonava tutti. Devo dire, da questo punto di vista, veramente da ammirare, perché io personalmente non so se ci sarei riuscito. Vogliamo anche ricordare come si è arrivati a questa revisione, perché voglio dire, sono passati parecchi anni, cioè non stiamo parlando di qualcosa che, per quanto ci siano stati familiari, amici, persone che hanno sempre creduto fermamente nella sua innocenza, però diciamo che la vera e propria revisione è stata avviata tutto sommato da poco tempo. Quindi, che cosa è accaduto e soprattutto per merito di chi è stato possibile avviare questa procedura che, come ricordava lei prima, è assolutamente straordinaria. È accaduto che lui, essendo un detenuto modello, ha potuto godere dopo più di 10 anni di permessi premio e dal 2015 era in semilibertà, cioè lavorava fuori e rientrava la sera in carcere. In tutto questo periodo, negli anni precedenti, è stata presentata anche una domanda di grazia che è stata respinta, che non è stata accolta, ed è stata presentata anche una domanda di libertà condizionale, cioè ogni condannato all'ergastolo, dopo che ha scontato 27 anni, può chiedere la liberazione con un condizionale purché ammetta il fatto, si penta e offre il risarcimento alla famiglia delle vittime. Beniamino Zunkeddu, pur sapendo che con il suo pentimento sarebbe tornato libero dopo 27 anni, si è rifiutato di dichiararsi colpevole perché lui dice: "Io sono innocente e quindi mi rifiuto". E nel 2016 l'avvocato Mauro Trogu ha avviato indagini difensive. Queste indagini difensive sono consistite principalmente in due consulenze tecniche, una fatta da un colonnello dell'Arma dei Carabinieri e un altro da uno docente della psicologia della testimonianza, che sostanzialmente dimostrano che non era possibile che in quelle condizioni di visibilità in una stanza al buio, alle 18:30 di gennaio, in un posto completamente buio, il sopravvissuto possa aver visto le cose che ha detto di aver visto. E il docente di psicologia della testimonianza invece dice, racconta come la scienza prova come si instaurano i ricordi nelle persone che sono sempre comunque viziati dalle condizioni in cui lo vivi, quindi immaginiamo anche lo stress, la paura di chi ha vissuto, che ha passato poi tutta la notte con un cadavere a pochi centimetri da lui e sapendo che altri due erano fuori, per di più ferito in attesa dei soccorsi. Nel 91 i telefonini non ce li aveva quasi. Non ce l'aveva quasi nessuno. Queste consulenze non sono servite perché non sono state neanche ammesse al processo di revisione, ma sono servite all'avvocato Trogu per convincere la procuratrice generale di Cagliari, Francesca Nanni, che avendo letto queste carte e soprattutto avendo saputo del rifiuto di Beniamino Zunkeddu di dichiararsi colpevole, pur sapendo che così sarebbe uscito dal carcere, ha deciso di riaprire il caso. La Procura Generale non può per legge riaprire casi, quindi ha passato il fascicolo alla Procura della Repubblica di Cagliari, Paolo De Angelis, e hanno quindi riaperto il fascicolo sostanzialmente alla ricerca dei complici, perché i fatti erano molto vecchi e quindi non è che si potesse indagare su altro. E hanno riconvocato il sopravvissuto. Prima però, e questa è stata la mossa vincente, hanno piazzato delle microspie e messo i telefoni sotto controllo del sopravvissuto, e microspie nella sua macchina. Quindi, dopo 4 ore di interrogatorio in cui il sopravvissuto ribadisce di aver riconosciuto in Beniamino Zunkeddu il killer, entra in macchina con la moglie, va a prenderlo fuori dal palazzo di giustizia e alla moglie racconta gli interrogatori e dice sostanzialmente: loro lo hanno capito, loro hanno capito tutto, sanno qual è la verità. Ci sono indizi che non è Beniamino Zunkeddu, sanno che Marieddu, che sarebbe
il poliziotto che ha condotto le indagini, mi ha fatto vedere la foto di Beniamino Zuncheddu prima del riconoscimento ufficiale e anche la storia della calza, cioè che lui ha detto che non aveva il volto coperto, mentre prima aveva detto di sì, non l'hanno mandata giù. Queste intercettazioni convincono la procuratrice generale a mettere la sua firma pesantissima accanto a quella dell'avvocato per chiedere la revisione del processo davanti alla Corte d'Appello di Roma, competente perché si tratta di quelli che hanno giudicato erano Sardegna e quindi deve essere un distretto di Corte d'Appello diverso. Quindi, sulla base di questa intercettazione, e poi tra l'altro i giudici di Roma affidano una perizia tecnica per estrapolare queste intercettazioni ambientali, che sono sempre di difficilissimo ascolto perché ci sono tutti i rumori di fondo, e poi andavano anche tradotte dal sardo perché Pin e la moglie parlavano in sardo, ci hanno messo 2 ore a estrapolare e tradurre, 2 ore, scusa, 2 anni a estrapolare e tradurre. Queste intercettazioni alla fine sono calate nel processo e le intercettazioni sono servite, diciamo, a mettere spalle al muro il sopravvissuto e a farlo ritrattare. Ecco, Perché cosa si senza la arriva. ritrattazione del sopravvissuto non sarebbero servite a niente le intercettazioni da sole. Con le sole intercettazioni, se il sopravvissuto avesse detto l'ho visto e lui, si concludeva con la conferma dell'ergastolo. Io prendo spunto da questa vicenda che è veramente, sa, a dir poco, io la definisco anche un po' inquietante perché mi metto nei panni veramente di chi finisce in una situazione di questo tipo e non oso veramente neanche provare ad immaginare. Secondo lei sarà l'occasione per riprendere anche in questo paese un dibattito che ogni tanto viene tirato fuori, anche se secondo me in modo un po' strumentale, devo dire, sulla cosiddetta responsabilità della magistratura? Ricordo che in Italia esiste già una legge che disciplina la cosiddetta responsabilità civile nell'operato dei magistrati, però questa legge viene giudicata da alcune parti almeno, come dire, uso il termine troppo tenere in un qualche modo, comunque un po' farraginosa anche come procedura. Fermo restando che, come ho detto all'inizio, ogni tipo di responsabilità va accertata nei modi dovuti, quindi non stiamo dicendo che accada una vicenda di questo tipo e ci deve essere necessariamente un colpevole o responsabile. Questo è un viziaccio che c'è in questo paese che io non condivido assolutamente. Però ecco, se o qualora ricorressero mai i presupposti, fermo restando che credo che il giudice in questione comunque sia oramai morto, quindi non si porrebbe neanche il problema in questo caso. Però ecco, a suo avviso potrebbe, come dire, questa vicenda un po' scatenare nuovamente questa, chiamiamo un mix tra un dibattito e una polemica. Se la scatenasse questa vicenda sarebbe sbagliato, secondo me, perché qui non è un errore dei giudici. Cioè, non è che i giudici hanno fatto un errore di valutazione, il giudice è stata portata, sono state portate 2 prove false. L'aveva detto addirittura il procuratore generale nel processo di revisione. Con quelle prove, con quelle 2 testimonianze, si Avrei arriva a condannato anche. condanna. Qui il problema è che ci sono state prove false, per non dire calunnie. E se uno vuole andare a vedere del torbido, parla pure di depistaggio. E quindi diciamo che si porrebbe anche un altro problema, un altro ordine, ma di questo ne abbiamo già parlato poc'anzi. Io ricordo, tra l'altro, lo dovevamo dire all'inizio, ma lo dico in conclusione di questa intervista, ho già citato diverse sue pubblicazioni, però ce n'è proprio una su questo argomento in arrivo. Noi registriamo questa nostra conversazione oggi che è 1° febbraio, tra 6 giorni uscirà con il quotidiano L'Unione Sarda un libro che è stato scritto proprio da Maria Francesca Chiappe con la collaborazione di Andrea Manunza, che tra l'altro fa seguito anche al podcast, ricordo che è reperibile attraverso tutti i canali del quotidiano citato, che si intitola L'errore, storia di un innocente condannato all'ergastolo. Quindi naturalmente l'invito è per conoscere tutti i contorni, tutti i dettagli della vicenda che abbiamo accettato questo pomeriggio, di acquistarlo dal 7 febbraio con l'Unione Sarda. Tra l'altro, ecco, una domanda: sarà acquistabile soltanto con il quotidiano L'Unione Sarda oppure sarà poi reperibile anche, diciamo, per esempio, attraverso i canali delle librerie online? No, all'inizio si potrà acquistare soltanto in edicola con l'Unione Sarda, poi sarà disponibile sulla piattaforma Sardegna e-commerce, quindi online.
Benissimo, quindi ci sarà l'opportunità, non lo dico perché magari chi ci segue potrebbe non avere, per dire, la possibilità di acquistare il quottidiano, non so come siamo a No, livello perché di magari distribuzione. uno lo vuole comprare a Milano, l'Unione Sarda a Milano non c'è, lo può comprare Sì, sulla Mari, la piattaforma vado. Sardegna e-commerce. Non so a partire da quale data, però, dopo l'uscita vi Certo. dico a questo. Comunque sappiate che esiste questa opportunità. Non so se c'è qualche ulteriore commento o notazione che vuole fare in conclusione di questa nostra chiacchierata sulla vicenda, anche un suo commento personale, naturalmente. Le lascio spazio libero assolutamente. No, no, secondo me abbiamo detto tutto. A me quello che mi sorprende sono le parole di Beniamino Zunkeddu, non solo quelle che ha detto quando è stato liberato dopo la sentenza, ma le parole che ha scritto quando ha fatto la richiesta di grazia al capo dello Stato che gli è stato negato. Lui dice, io ho avuto un processo corretto, un processo giusto, però anche le sentenze illegittime possono essere ingiuste. Esatto, purtroppo la giustizia, come per chi ci crede, non è di questo mondo, o comunque non è mai un qualcosa perfetto, come non è perfetta sicuramente l'umanità. Comunque, onore al merito, se posso permettermi di dirlo, a questo signore che, come diceva giustamente lei prima, forse se si fosse fatto coinvolgere in sentimenti negativi, non so se sarebbe arrivato, quantomeno con questa lucidità e anche con questa Lui serenità dice di d'animo. essere un sopravvissuto. Lui dice di essere un sopravvissuto. Veramente tanti tanti complimenti, gli auguro di poter trascorrere in serenità il maggior numero di anni che ancora lo attendono in questo mondo. Io ringrazio tantissimo Maria Francesca Chiappe per questa Grazie. preziosa intervista e naturalmente vi ricordo il suo libro e anche gli altri di cui abbiamo parlato all'inizio, tra l'altro editi da Castelveggi, quindi quelli li potete trovare senza In libreria. nessun anche perché io sono uno di quelli che sostiene fermamente l'acquisto tramite il canale delle librerie, in particolare delle piccole librerie di 20, quindi a maggior ragione dico il signor Bezos e gli altri mi perdonino, ma diamo una mano anche a queste piccole attività che vogliono dire tanto da un punto di vista della diffusione della cultura. Grazie Maria Francesca Chiappe, Grazie. grazie a tutti e buona serata.